presidente del Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano. Saluto e ringrazio i rappresentanti delle istituzioni, le autorità civili e militari intervenute e i numerosi gonfaloni dei comuni, non solo di Milano, ma di Bologna, di Firenze e di tante altre città. Venerdì 12 dicembre 1969, alle ore 19, appena 2:23 dopo la strage di Piazza Fontana, nella sede storica dell'ANPI di Milano, via Mascagni 6, si riuniva il Comitato Permanente Antifascista per la difesa dell'ordine repubblicano. Il Comitato Permanente, sorto nel maggio del 1969, all'indomani delle bombe neofasciste alla Fiera Campionaria di Milano, non ebbe esitazione a denunciare l'orrendo crimine, ispirato, si legge, e organizzato da forze reazionarie che nelle provocazioni cercano l'occasione per avventure autoritarie. E aggiungeva, la resistenza ha aperto nel paese un processo irreversibile di progresso sociale che le forze democratiche non consentiranno a nessuno di fermare. Erano le giornate dell'autunno caldo, ricordava Aldo Agnasi, sindaco di Milano all'epoca della strage di Piazza Fontana, le giornate nelle quali i lavoratori scendevano nelle piazze per il rinnovo dei contratti e particolarmente per quello dei metalmeccanici. Si discuteva in quelle giornate dello statuto dei lavoratori, dell'istituzione delle regioni. C'erano convinzioni che in Italia si stesse tentando una svolta per cambiare il paese. Milano era al centro dell'offensiva perché città simbolo per il ruolo che esercitava ed esercita nel paese e nell'economia. Se Milano avesse ceduto alla paura, il corso degli avvenimenti forse avrebbe potuto essere un altro. Milano democratica si mobilitò, la città reagì con prontezza, con fermezza e con senso di responsabilità. I sindacati, gli studenti, le associazioni democratiche, il municipio di Milano e i comuni dell'Interland. Ai funerali, afferma Agnasi, la piazza Duomo era affollata all'inverosimile, c'era un silenzio impressionante. Un ricordo personale, aggiunge Agnasi, io attraversavo la piazza accompagnando Pietro Nenni, egli mi disse, questa gente è garanzia di democrazia. In questo giorno il nostro pensiero non può non andare alle vittime inermi di quella strage, a quei semplici lavoratori e commercianti la cui vita e le cui speranze sono state spezzate e al dolore inconsolabile dei familiari, alle loro sofferenze e delusioni patite in questi lunghissimi anni, i parenti ai quali va la nostra commossa e affettuosa vicinanza sono stati colpiti due volte per la perdita dei loro cari e per i depistaggi degli apparati dello Stato, per la copertura dei veri colpevoli, per lo spostamento del processo a migliaia di chilometri di distanza da Milano. E il nostro commosso ricordo non può non andare alla 18ª vittima di Piazza Fontana, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte. Prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda e tragica fine. Ricordare oggi la spaventosa strage neofascista di Piazza Fontana non è un atto rituale, ma riveste un ben preciso significato, mantenere vigile l'attenzione dei cittadini contro i pericoli che la nostra democrazia sta ancora correndo. A 71 anni dalla sconfitta del nazifascismo, si sta pericolosamente ripresentando in Europa il virus del nazionalismo, della xenofobia, dell'antisemitismo e la nostra stessa convivenza civile è messa seriamente in discussione dallo stragismo jihadista che ha provocato centinaia di vittime innocenti a Parigi, a Nizza, a Bruxelles e in altre parti del mondo. Anche in Lombardia e Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, dobbiamo registrare i reiterarsi di manifestazioni e iniziative di tipo dichiaratamente fascista.
qualche giorno fa è stato profanato da un gruppo neonazista il sacrario del Monte San Martino in provincia di Varese, dove si svolse al comando del colonnello Carlo Croce il primo importante episodio di resistenza che diede inizio alla lotta partigiana nel nord Italia. E nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 a Milano è stato nuovamente imbrattato ogni guarda con scritte svastiche e croci celtiche il murale dedicato alla partigiana Gina Galeotti Bianchi, la prima donna uccisa dai nazifascisti il 24 aprile del 1945. Tutto ciò non è più accettabile. Milano, come ha recentemente dichiarato il nostro sindaco Giuseppe Sala, che ha nei suoi valori l'antifascismo e l'antinazismo, non può più tollerare la presenza di movimenti e manifestazioni antisemite, xenofobe e razziste, che si pongono in aperto contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Risulta ormai, come è stato detto, storicamente accertata la responsabilità neofascista e neonazista nella strage di Piazza Fontana, così come sono evidenti le connivenze dei servizi deviati dello Stato, i depistaggi e le coperture internazionali confermate dalla stessa sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Abbiamo raggiunto dunque una certezza storica, la matrice neofascista e lo scopo di intimidazione e di eversione che la strategia della tensione si proponeva. Ma è poco, troppo poco per un paese civile, troppo poco per dire ai giovani che la giustizia non è arrivata a condannare i responsabili di simili crimini. Il nostro Stato porta su di sé il grave peso di una democrazia non pienamente compiuta. Per le stragi impunite, le deviazioni accertate, le vittime a cui non è stata resa giustizia. Si chiedeva Luigi Passera, nel trentennale della strage di Piazza Fontana, come possa un paese come il nostro concretizzare le sue ambizioni di sviluppo senza perseguire e condannare coloro che nel passato hanno tentato di minarne le fondamenta. Sulle stragi neofasciste giustizia non è stata fatta. Ma noi non ci arrenderemo. Abbiamo un compito ben preciso, come è stato ricordato, quello della memoria. Quanto accaduto 45 anni fa deve diventare consapevolezza parte di una consapevolezza storica dell'intero paese, non soltanto delle giovani generazioni, ma dei troppi, dei tanti che hanno dimenticato. Troppo poco si fa nella scuola per informare i giovani sul passato, per arricchire le loro conoscenze, e si procede addirittura con iniziative che per i loro risvolti ci hanno lasciato tutti sconcertati e sconvolti, come quella del concorso lanciato in giugno dal Ministero della Pubblica Istruzione in 138.000 classi di scuole elementari, medie e superiori sui libri più amati dai ragazzi. Ebbene, tra le migliaia di titoli segnalati dagli studenti con l'aiuto dei loro insegnanti è spuntato anche il Mein Kampf di Hitler. 10 classi lo hanno messo nei 10 testi preferiti, in 2 classi è addirittura finito al primo posto. Non è questa la scuola che dovrebbe educare i giovani agli ideali della libertà, della democrazia e della giustizia, così come prevede la nostra Carta Costituzionale. Il lavoro che ci attende è dunque enorme. Non ci accontenteremo però della sola memoria. Continueremo ad esigere e a pretendere la libertà sugli autori materiali, sui mandanti, sui depistatori che all'interno dello Stato hanno spinto nella direzione contraria alla ricerca della verità. Sia lo Stato ad aiutarci ad aprire tutti gli armadi, anche quelli più squisitamente politici, e a coltivare una memoria attiva che serva a comprendere il passato perché non si ripeta. Il compito dello Stato è di adoperarsi per contenere e respingere ogni tentativo di esaltazione del fascismo, per far conoscere cos'è stato il fascismo nei ventenni della dittatura e negli anni terribili delle stragi di Bologna, di Brescia, di Tartus, di Peteano, di Piazza Fontana. Ci dimostri
cioè questo Stato, che noi lo chiediamo con forza, di essere finalmente quello Stato antifascista che è stato delineato nella Costituzione Repubblicana. Dobbiamo dunque continuare a chiedere, a pretendere giustizia e verità, altrimenti non noi, ma l'intera città, l'intero Paese non potranno aspirare ad un vero futuro valido e positivo per tutti. Grazie.